tutti e benvenuti alla conferenza Food Sovereign Cities, città sovrane del loro cibo. Mi chiamo Giosuè De Salvo e sono il coordinatore del Comitato per l'Expo dei Popoli, che ha organizzato questa giornata in collaborazione con il Comune di Milano, l'Ufficio Relazioni Internazionali in particolare, e con il Comune di Napoli, l'assessorato all'attività produttive. Expo dei Popoli è un coordinamento di 52 associazioni e ONG italiane che in collaborazione con 14 reti internazionali, la società civile, dei movimenti sociali e contadini in particolare, lo scorso 3-5 giugno ha realizzato un forum globale a Milano per dare una risposta alla sfida lanciata dall'Expo ufficiale, la sfida di nutrire il pianeta e farlo in modo sostenibile. 180 delegati da 50 paesi diversi del mondo hanno accettato questa sfida mettendo i concetti di sovranità alimentare e di giustizia ambientale al centro della nostra risposta. Un nuovo racconto di relazioni fra produttori e consumatori, un nuovo racconto di relazioni fra città e campagna e un nuovo racconto di relazioni fra genere umano e natura. My presentation is about this alliance between civil society and local government. I think we have a great opportunity, so let's try it. Let's try to build a more democratic, just and sustainable food system. Io faccio una premessa. Io sono un ricercatore, lavoro in università, sono un geografo, ma qui rappresento anche le istituzioni che mi hanno chiesto di portare di raccontare quello che fanno a Torino. Pensiamo alla ridistribuzione del potere e dei guadagni tra tutti gli attori della filiera, no? Quindi ovviando a questa concentrazione in pochi attori, spesso delocalizzati, che guidano le filiere attuali, una valorizzazione delle risorse locali, economiche e culturali, e il tornare a parlare di luoghi del cibo e non solo spazi, perché il sistema agroindustriale convenzionale dominante oggi considera i territori come piattaforme di produzione o di consumo, no? Scelte solo in base all'efficienza economica, mentre in realtà il cibo e il territorio sono intimamente legati e anzi il cibo è una parte costituente dell'identità stessa del territorio. Pourquoi ce n'est pas possible? Pourquoi on retrouve des restaurants asiatiques? Vous trouvez chinois, vous trouvez vietnamien, vous trouvez français, vous trouvez beaucoup de restaurants comme ça, mais pas burkinabé parce qu'on trouve que c'est une sous... c'est pas valorisé. C'est pas valorisé, c'est local. Donc quand c'est local, c'est négatif. Quand on parle de souveraineté alimentaire, on vous dit, mais ouf, faut pas ramener les gens 100 ans en arrière. C'est un recul, la souveraineté alimentaire. C'est pas une progression, on va pas de l'avant, on retourne en arrière. Donc il faut leur expliquer, les sensibiliser pour qu'on comprenne et qu'on a tout intérêt à aller dans la souveraineté alimentaire. Les conséquences des importations des produits sont très très énormes dans un pays comme le Burkina. Nous leur disons attention, c'est aussi dans les actes, c'est dans les actions qu'il faut commencer à faire quelque chose. C'est pas seulement en termes de politique de papier, mais il faut aussi dans les actions traduire ça de façon concrète. Buongiorno. Innanzitutto porto i saluti del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, oltre che ovviamente del sottoscritto. Di nuovo, il diritto di chi sta dietro ad un prodotto è un diritto che vuol portato davanti a quel prodotto, perché è un diritto essenziale per un mondo diverso ma possibile. Grazie. This is a big thing to do. We want to develop our goals. We have to build more sensitizing. We want to that the general public think what it is behind the products that you consume. Vogliamo parlare di politiche alimentari. Dobbiamo pensare non soltanto a quella dimensione molto ridotta, però dobbiamo vedere ovviamente gli aspetti economici, però anche quelli ambientali e sociali. Questi sono alcuni dei numeri, appunto 45 sono le città che hanno partecipato alla stesura del patto e 116 quelle che vi hanno aderito finora, comunque c'è ancora spazio per adesioni eventuali. Finora siamo un totale di 400 milioni di cittadini coinvolti. È indicativo, anche perché come recita un cartello in un community garden in New York, produrre il proprio cibo è un po' come stamparsi i propri soldi. Grazie mille e a presto.